Amici, come ben sapete, ho un server Discord e oggi lo utilizziamo alla stragrande. Ovvero, ho deciso qualche giorno fa di scrivervi, di inviarmi qualche meme nella sezione meme, e voi l'avete assolutamente fatto, ne avete inviato un casino. Quindi oggi ce li andiamo a vedere, facciamo la reaction. Lo ammetto, un paio me li sono spoilerati, però ci faremo lo stesso la reaction. Spero che questo video vi potrà piacere, in caso ne potrò fare tranquillamente altri. Nel dubbio invito ad entrare nel server Discord con il link in descrizione e se non vi va ditemelo, scrivetemelo nei commenti perché un ragazzo mi aveva detto che non funzionava. Vabbè, comunque entrate nel server, ci sarà da divertirsi. Ma adesso signori, iniziamo con la reaction, con questo British molto... Vabbè signori, iniziamo. Allora, ci troviamo nella schermata principale di Discord, sto registrando dal PC e saluto intanto tutto il server e tutti quelli che entreranno e sì... Rivolgiamo la Gioconda, che tra l'altro sta giocando a Minecraft incredibilmente. Ma lasciamo perdere questi piccoli dettagli e andiamo nel mio server di Discord. Tra l'altro è uscito anche il video della nuova serie Vanilla, un po' particolare. Se ve lo siete persi andatevelo a vedere e andiamo nella sezione meme. Intanto che caricano, vabbè, guardate quanti. Io partirei proprio dal primo, quindi vado a cercarmi il primo che è stato inviato. E poi iniziamo la reaction. Ma oddio, guardate quanti! Ci sarà da divertirsi, signori, ci sarà da divertirsi. Allora, signori, iniziamo da questi. Non tutti sono su di me, e ci sta, perché sono molto più divertenti quelli generici. Quindi iniziamo. Il primo meme non poteva essere sul cibo. Cioè, perché io corro perché c'è pronto il pranzo, ma io che scopro che c'è il minestrone, tipo, te ne vai via straveloce proprio. Che schifo il minestrone, signori. A quanti piace il minestrone? Cioè, a me fa vomitare. Cioè, vomitarlo, l'ho assaggiato una volta, ero lì tipo... Che stavo per vomitare l'anima di 3 mesi prima. Ma vabbè. Pronti per la fase 2, signori? Perché praticamente è come la prima, ma con le maniche corte. Con un botto di caldo, con le zanzare, con il sudore sulla pelle. Quindi la fase 2 fa schifo. Io che ho metto i plugin in Minecraft Tech. Oh mio Dio, quanto sono belli questi meme. Quelli che tipo scrivono sbagliati. Cioè, sono i migliori. Sono i migliori. Oh, e finalmente... Il primo meme su di me, per chi ha visto il video se lo ricorda, Master che va nel Nether e fa un episodio bellissimo, la registrazione di Master. Addios. Perché praticamente, per chi non se lo ricordasse, ve lo spiego in 5 secondi, proprio contate con la manina. No, no, non 5, facciamo 10. Avevo fatto un episodio nel Nether, era stupendo, avevo fatto un casino di cose, avevo preso tutte le cose, però mi ero perso, avevo perso la registrazione, finita il casino, tragedia, fine episodio. Sono stato bravo. Ebbene sì, signori, con questa quarantena si dovrebbe entrare in acqua a numeri chiusi, però ovviamente nessuno lo fa. E da una parte diciamo che vi capisco, soprattutto quelli che abitano al mare. Io sono in Lombardia, quindi anche non c'è il mare. Poi, oh, se è venuto il mare in Lombardia, fatemi sapere perché al momento non c'è. E qua vari meme con la mucchina, tipo Gollum, tipo questo qua è Karate Kid. E vabbè, un casino straignoranti. Ah, tra l'altro ho in mente una challenge strabella con Nutella Biscuit. Ve la farò sapere più avanti. Ma la domanda che attanaglia tutti da una vita e che nessuno ha saputo mai rispondere è: perché comprate i gelatinini se poi ne mangiate 27 di fila? Ma io sono il primo a farlo. Io magari al supermercato dico: prendiamo quelli mini così rimaniamo a dieta, perché si conosce la mia natura da ciccione. E poi mi prendo 3 scatole di mini, 2 di mega mini e 3 di giganti, e poi me li mangio tutti in una noce e quindi si ingrassa e finisce in tragedia. Ma finalmente uno dei primi meme che ha spopolato in questo luglio col bene che ti voglio. Io ho finalmente fatto il meme migliore al mondo. Gli altri abbiamo Communist detected on American soil, lethal force engage. Coronavirus, papa schiaffeggia fedele cinese, ma stavolta con i guanti. Oh, io ho la mia teoria, proprio la butto lì, potrebbe essere rivoluzionaria. Quando il papa ha schiaffeggiato la cinese, 3 giorni dopo, sbam, coronavirus dalla Cina. Non è una coincidenza, signori, segnatevelo. Massar, 9 luglio, credo sia il 9, 8, ma facciamo anche 9. Tra l'8 e il 9 ha cacciato la teoria, ha cacciato la teoria. Ma questo, signori, è uno dei meme migliori della storia che tipo mi rappresenta. Pillager, Mass, voglio suicidarmi. Cioè, per chi segue la mia serie Vanilla, in ogni episodio, o comunque c'è la media di un episodio su due, i villager, sbam, che mi attaccano e mi fanno un male quadritto, mi lanciano le peggio asciate sul collo, perché, cioè, mi attaccano sempre i villager. Ma signori, ci vendicheremo, andremo noi ad attaccare i pillager, forse. Sono un po' spaventato all'idea, ma lo potremmo fare. Quando senti uno che canta la tua canzone preferita, ma sbaglia le parole. What the fuck are you doing, bro? Eh sì, signori, non puoi sbagliare le parole della mia canzone preferita. Poi, ci sono io che le canto tutte a caso le parole perché non le capisco, però quella è un'altra storia. Quando la campanella è già suonata, ma la prof si ostina a parlare, sì. Cioè, a quanto dà fastidio sta cosa? Che la campanella suona e la prof... What?
è finita, basta, non sono più sotto la tua giurisdizione. E comunque, ora che è finita la scuola, pum, mega dub a tutte le prof che vorrebbero spiegare, proprio mega dub. Anche se le rivedremo a settembre, ma questo è un altro discorso. Avvicinati, ho bisogno di una casa nell'hardcore. E anche qui, signori, meme dedicato a me. Se avete seguito la serie Hardcore, praticamente dal primo episodio fino al nono o al decimo, ne ho fatti 9 o 10, ho detto sì, nel prossimo episodio faremo una casa. Non l'ho mai fatta, sono sempre vissuto in una casa di fango e schifo, e quindi è finita in tragedia, anche se in realtà la serie si è conclusa molto bene. Maestà, verrà il mio compleanno, anche al tuo funerale se vuoi, perché sì, la regina c'ha questa voce, credo. Quando fai male il portale del Nether, ok, cioè guardate quel villager che dice ok. Grazie per dropparci sempre, tu no, delle cose molto utili, woo! Oddio, quanto l'ho letto in modo cringe, cringe, signori. Comunque, scrivetemi nei commenti a cosa serve il pipistrello. Il pipistrello, signori, cosa serve? Cioè, è inutile. Serve solo a fare pipi. Sto proprio il suo rumore. L'ho doppiato io il pipistrello in Minecraft, se me lo steste chiedendo. Sta per dire la sua prima parola. Minecraft PE è meglio di quello su computer. Cioè, e qui mi si apre una faida. Per forza, mi si apre una guerra tra chi pensa uno e chi pensa un altro. Usare il bambù come combustibile o usare i jukebox come combustibile? Allora, devo ammettere che, a parte la faccia cringissima di SpongeBob, non l'ho capita questa, perché il jukebox? Non lo so, me lo scrivete bene con me. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che cos'è questo gattino? Lo voglio in casa, ma sarebbe inquietante, quindi devo ancora decidere se prenderlo o no. Cioè, guardate anche Drake che fa... Yeah, come per dire, yeah, tu sì che sei un vero fico. Quando hai 7 anni il tuo compleanno è tagliare la torta. Cioè, quanto è fiero. Un saluto a Putin che so che segue sempre i miei video. Buttarsi il passato alle spalle. Ok, è stato un piacere, vado a suicidarmi, alla prossima, ciao. Quando la tua ragazza ti dice che oggi guida lei. Tu, ma che cacchio la macchina, ma che cacchio la tua ragazza. Il tuo carrozziere. Amo questi meme. Quando ti invitano a pranzo e tu porti la bottiglia più pregiata. Eh sì, signori, e si parla della mucchina. Cioè, quanto costerà quel bestione di amuchina? I peggio milioni. No! No, che cos'è questo pagnocchina, man? È l'omino Michelin. Ma no, abbiamo trovato l'omino Michelin. Che figo. E questo, signori, sono ufficialmente io la prima notte di Minecraft, o la seconda, la terza. Fino alla 100ª notte questo sono io. Poi un giorno decido che è sbagliato vivere sottoterra e mi faccio una casa, ma va bene. Allora, questo è un mix di più video, quindi già mi piace. Mamma di Master, figliolo, perché stai mangiando tutta la scorta di Nutella? Master, per la views. Papà di Master, ma quella è cacca. Master, ah, buona la cacca. Tra l'altro, fighissimo, è un mix di più video. Grandi, chi è che l'ha fatto? Oh, Sonic, grande, un saluto, è stato bravissimo, bravo, sei andato a prendere... Bravo, bravo. Mio figlio che spiega perché Minecraft fa schifo ed è molto meglio Fortnite. Che tra l'altro, Mike Wazowski, un saluto a Mike Wazowski. Io che spiego che mia madre se ne vada per sacrificare mio fratello all'Ender Dragon. Mia madre, che non ha idea di cosa siano Minecraft e Fortnite, giustamente. Quanto è stupido sacrificare mio fratello all'Ender Dragon. Devastante. Quando i personaggi di Minecraft trovano un lavoro, Steve Jobs. No! Quanto è geniale Steve Jobs! Steve, Minecraft, Jobs, l'avete capito tutti? Sì, l'abbiamo capito tutti. Salve PewDiePie! Sì, persona che in confronto a me è una nullità. Ti chiedo se potresti aiutarmi con gli iscritti. Allora, un saluto a PewDiePie, che anche lui so che insieme a Steve Jobs e Mike Wazowski e a Putin segue sempre i miei video. Se hai voglia, cioè solo se hai voglia, non è che ora te lo chiedo con cattiveria. Se vuoi aiutarmi con gli iscritti, cioè dammeli pure, non è che io mi offendo. Quindi veda lei, signor PewDiePie, io sono sempre pronto, una chiamatina, tanto il mio numero ce l'hai, quindi tranquillo. Dottore, dottore, ho un problema, dica signor, oh mio Dio quanto è lungo questo nome. Non riesco mai a parlare perché la gente non finisce il mio nome. Oddio! Mi ha preveduto il meme! Sono stato preveduto da un meme! Ah, e un saluto a mamma Tempest, che è tipo sia quello lì che quello lì, ok. Chiudersi in un buco, chiudersi in una caverna, farsi una casa di terra, rubare una casa ai villager. Cioè, mind-blowing, esplosione mentale totale. Quanto è bello rubare soprattutto con la E, una casa ai villager. Questo poco che cos'è? Non lo sapremo mai, rimarrà un easter egg. Storici, gli occhiali furono inventati nel 1305, persone nel 1304. Quanti?
guardano, guardavano Dora l'esploratrice. Oh, il meme di Bugs Bunny, che è uno dei miei preferiti. Il mio fidanzato, quella è la mia maglietta. Io, la nostra maglietta. Comunismo enter the chart. Quanto è bello Bugs Bunny. Quando giochi a un videogame skippando tutti i dialoghi, non so chi sono, non so perché sono qui, ma so che devo uccidere. E in effetti non fa una piega, non skippate i dialoghi nei videogiochi, sono la cosa più interessante. Avere 100 euro da adulto o avere 20 euro da bambino, yeah boy, è chiaramente il tipo yeah boy. Cioè, se tu hai 20 euro da ragazzino, quante cose si fanno, non avete idea. Io, finalmente, dopo mesi di lavoro, ho comprato la PS5. Mio fratello, abbiamo. Non fa una piega. Quanti di voi avranno comprato la PS5 insieme al fratello? Fatemelo sapere nei commenti. Che schifo questo. Quando per sbaglio tocchi un pezzo di chewing gum sotto il banco della scuola, e quella sì che è la tua faccia da "oh mio Dio, voglio tagliarmi per sempre le mani". Che schifo. E questo in effetti siamo tutti noi, me and the boys, che andiamo fuori dopo il primo lockdown. Cioè, quanto eravamo felici la prima volta che siamo usciti. Quanto eravamo felici. Mamma, mangia il tuo cibo. Bambino, no. Mamma, suoni di aeroplani. Il bambino, ne ho visti abbastanza, sono soddisfatto. E questa vorrei buttarla lì ma non ne sono sicuro, è una JoJo reference? Punto di domanda? Non lo sapremo mai. Quando il tuo amico ti colpisce in Minecraft, ma tu hai 100 cani. La pace non è mai stata un'opzione. Colloca con un coltello in mano del tipo "e mo so cazzi". In effetti. No, che schifo. Quando il tuo amico riesce a 7 anni a farla puzzolente e rumorosa. Io, it's 1v1 situation. Tanto guardate la faccia del tipo dietro, chi l'aveva mai notato? No, quanto è bello questo bambino. La prossima volta che mi rubi il naso, ti spezzo le gambe. E questo, purtroppo, sono io, che vedo un tutorial su internet, ma questo è il risultato. Ah, dannazione, Master, che non sai costruire. Oh, e questo è un meme su di me. Ma oddio, quanto è vecchio questo meme. Io, dopo aver ucciso a patate in faccia uno zombie, e stracontento che me ne vado tutto felice. Questo era una cosa che è successa tipo nel quinto episodio, una roba del genere, della vanilla. Oddio, come fai... Chi è? Ah, Tempest. Oddio, come hai fatto a ricordartela? Bravo, Tempest. Io che cerco di andare a casa dopo essere stato in chiesa, mia mamma che parla alle sue amiche di chiesa, puff, che sberla che gli tira. Eh sì, signori, quanti ricordi di quante volte mia mamma era lì che parlava con le sue amiche davanti alla chiesa e lui le... Mamma, è pronto? Mamma, andiamo? Mamma, mamma, mamma. Che ricordi. Quindi, signori, questi erano i meme. Lanciamo un joystick volante per ricordo di quel video famosissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel dubbio, hanno già messo una reaction, vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto, nel dubbio, se volete ne facciamo altri, ovviamente dovete inviarmi voi meme perché siete i king, e qua mi hanno anche già risposto, vabbè, in caso non so se l'avrete visto, signori, spero che vi sia piaciuto, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2:15 per il periodo estivo, con un nuovo video, ciao, adoro i meme.